Allora, ciao Gio, oggi ci rivediamo dopo un po' di tempo, quindi ti presento al pubblico che non ti conosce. Gio Fallisi è un compositore, un tenore, è uno anche molto attivo per quanto riguarda i diritti umani e i diritti animali, e per i diritti umani sappiamo chi l'ha seguito, per chi lo sa, per quelli che seguono in rete certe cose, sappiamo che Gio è stato in Libia, in Palestina e ultimamente in Siria, per solidarizzare queste nazioni che hanno subito gravi aggressioni da parte del terrorismo americano, e ultimamente in Siria, e insomma, di cui Gio ha fatto un viaggio pochi mesi fa. Allora Gio, stasera ti do la parola e vorrei che ci dicessi di che cosa parliamo stasera per i nostri amici, per chi ci ascolta, e due temi so che te stanno a cuore, quindi ti lascio la parola per presentare l'argomento che oggi discuti. Quindi a te la parola. Okay. Ciao Baldo, e spero che questo video non sia funestato da problemi tecnici come tutto l'altro. E anzi, questo sarà proprio la continuazione e anche la ripresa dell'altro, che comunque è online, sul tuo canale di YouTube, e perché siccome appunto ci sono stati gravi problemi di audio e di video, esatto. Rimedieremo. Riassumendo alcune cose fondamentali di quel video, e poi andando avanti nel discorso, il discorso che è fondamentale, quello sulla razza, cioè su qualcosa di cui di solito non si può parlare. Allora, vorrei introdurre questo argomento con una piccola azione che è la seguente. Vabbè, a questo punto mi associo anch'io. Mi associo anch'io, perché bisogna fare questo gesto e sappiamo per chi dobbiamo farlo questo gesto. Vuoi che ce lo dicessi tu? Ecco, io mi onoro di essere amico del grande Dieudonné Mpalambla, e questo gesto, la Tenel, che significa metterlo lungo e duro in quel posto al marciume che ci è anche secondo me perfetto per introdurre proprio l'argomento di cui ci occuperemo, perché naturalmente Dieudonné, uomo davvero coraggioso, che anche solo per il gesto che seppe fare ancora nel 2008, proprio l'anno in cui io andai a Gaza, lui ebbe il coraggio di invitare sul palcoscenico dello Zenith in Teatro Parigi il diavolo in persona, cioè Roberto Bisson. E allora, prima appunto che salisse, che entrasse in scena Roberto Bisson, che poi fece un piccolo ottimo discorso rievocando la sua storia, no? Lui è stato quasi ucciso da questi assassini nati e vampiri, no? Giudaico-sionisti. Bene, prima di questo lui spiegò perfettamente proprio al pubblico che cosa significava la Tenel, che lui già allora cominciava a rendere popolare. Oggi è popolarissima, e naturalmente tutta questa vampiraglia non può sopportarlo. E la prima cosa che dice è un saluto nazista invertito, no? Allora, qui appunto va bene come introduzione, questa cosa va bene come introduzione al nostro discorso, perché nazismo, no, naturalmente richiama al razzismo, quindi richiama alle persecuzioni razziali, all'odio razziale, al fatto che, secondo loro, non esisterebbero le razze. Allora, io mi sono permesso l'altra volta di leggere due brevi brani di cose che ho scritto qualche anno fa. Allora, il primo riguardava, e lo cercherò di rileggere proprio perché purtroppo i problemi tecnici che abbiamo avuto le altre volte mi facevano neanche ben capire le parole spesso. Comunque, la prima cosa che io avevo letto riguardava proprio questo fatto, cioè se le razze esistessero o meno. Ora, le razze umane, certo. perché quelle vegetali vanno benissimo, quelle animali siamo lì, quelle umane no. Ecco. Comunque,
il discorso è questo, cioè che noi dal 1945, cioè da quando hanno vinto le forze che sono pretese del bene, anche perfettibile, contrapposte al male assoluto, che era il nazifascismo, no? Ecco, da quel momento noi siamo stati sottoposti, cioè tutta la servitù mondiale e soprattutto europea, perché l'invasione l'ha subita l'Europa, non è stata l'Europa che è stata distrutta, perché l'Europa era sorta per pochi anni, no? Così un'ipotesi di speranza, di riscatto, e quella è stata distrutta, cioè la Germania nazionalsocialista, l'Italia fascista. Ricordo sempre che in Germania 7 anni prima che iniziasse la guerra che hanno voluto loro signori, gli anglo-giudo-americani, no? Così come avevano voluto la prima guerra mondiale. Ecco, ma prima che iniziasse questa guerra che Hitler non ha mai voluto assolutamente, no? E tra l'altro anticipo che poi in questo video avrà, come il resto, diciamo, avevo detto anche l'altra volta, avrà sulla spiegazione che si potrà leggere online su YouTube, no? tutta una serie di links che sono a supporto di quello che noi affermiamo, no? Quindi non sto a dire che lo si potrà leggere ampiamente, non sto a dire quali furono le provocazioni apposite, no? Che obbligarono per fatto per difendere il suo popolo, no? Per difendere i tedeschi, obbligarono Hitler a invadere la Polonia. Va bene, comunque sia, queste due guerre, la prima, la guerra più tremenda che ha subito l'umanità, la prima guerra mondiale, la seconda, furono volute da loro signori, da questa manica di vampiri, bancari, finanziari, eccetera. Quindi, allora, dopodiché, appunto, era stata l'Europa, no? Dove era venuto fuori, in quei 7 anni miracolosi in Germania, il popolo era felice. La Germania si era risollevata da una distruzione pressoché totale avvenuta appunto con il Trattato di Versailles. Ecco, dico appunto perché anche lì, no, chi le ha scritte queste cose, chi le voleva, era principalmente tutta questa vampiraglia finanziaria anglo-giudamericana. Questo è il termine giusto, con Giuda eccetera, no, maiuscola. Basta andare a vedere i nomi di coloro che furono coinvolti appunto nel dettare, no, il destino della Germania. Però, in parte forse, persino come sostiene Pucciarelli, diciamo con una realizzazione di speranze a lungo termine, no? In parte invece semplicemente contro quello che loro si immaginavano a medio termine, sorse appunto chi la sua propria patria voleva difenderla e voleva farla tornare autonoma, indipendente, eccetera. E fu il caso Bolle, che fu questo bravo pittore, no? Che anche questo non si può dire, tra l'altro, ecco, e poi l'eroe della prima guerra mondiale, no? Che fu Adolfo Hitler, no? amatissimo dalle masse tedesche, no? Ci sono 100.000 testimonianze di questo. E che in effetti fa passare amatissimo per questo, perché cercò, diciamo, con una classe dirigente estremamente meno corrotta di qualunque altra classe dirigente del mondo, no? Cercò di fare il bene del suo popolo, un socialismo, diciamo, nazionale, che tenesse conto anche delle caratteristiche, certamente, anche etniche del proprio popolo, e che a un certo punto ha cercato, no, di liberarsi da influenze terribili e dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale e dal punto di vista culturale, no? che venivano da alieni che erano installati lì come vampiri. Questo è un fatto, no? Ma per quei sette anni costruttivi, positivi, no? Lo testimonia il vero e proprio risorgimento, quello sì, la vera rinascenza che visse la Germania. Poi arrivò la guerra, arrivarono tutti gli orrori. Orrori però, che sicuramente furono fatti anche, come basta pensare ai loro alleati, che purtroppo anche noi attustasciano dei mostri, però, cioè, voglio dire, questi orrori qui, no, noi li addebitiamo ai nazisti, innanzitutto cose che non hanno commesso anche, no?
lo si è visto a Norimberga, dove misero sulle spalle dei tedeschi pure le fosse di capi che tutti sapevano benissimo essere opera di quel mostro di Stalin e del suo braccio destro, no, repressivo, Beria, per quei tempi, ma poi perché lui ne ammazzava uno, ne subiva con l'altro, in generale su tutti i tempi. Però, voglio dire, no, vi ha messo anche sulle spalle dei nazisti quello che non gli competeva. Ma c'è un piccolo particolare, che gli alleati, no, i cosiddetti alleati, cioè l'Anglo-Giù d'America, no, commise contro l'Europa dei crimini mostruosi, e non solo contro l'Europa, anche contro il Giappone, dei crimini mostruosi, certo, che fanno primeggiare alla grande fra i criminali della storia, fra gli stati criminali della storia. Molto più, se si pensa poi a quello che fece il bolscevico stalinisti, no? E a quello che avevano appena fatto 10 anni prima in Ucraina, nel Cuba, parliamo poi di quello che ha fatto l'America, no? Con i nativi americani, eccetera. Questo è il male assoluto, questi sono i veri criminali della storia. Invece noi, no? Naturalmente, poiché in quegli anni, prima della guerra, e fatto anche fatti salvi, tenendo conto di tutti gli errori e di tutte le cose negative che sicuramente hanno anche espresso sia il fascismo, basta pensare alle avventure coloniali, sia il nazionalsocialismo, per esempio entrambi, no, dovettero appunto fare degli sconclusi, delle cose, diciamo, di cui c'è ben poco di rallegrarsi come, certo, come i concordati, no? Comunque sia, con tutti i loro errori, anche gravi, tuttavia avevano appunto portato una luce di civiltà, avevano elevato il popolo, no? E non soltanto alcuni, certo, avevano sicurissimamente, per quello che era possibile in quei tempi, fatto il meglio che era immaginabile, che persino per il loro popolo. Allora, noi siamo stati invece abituati, poiché hanno vinto gli altri, a dover pensare che qualunque riferimento a quei due regimi sconfitti, no? E innanzitutto alla cosa terribile, no, fatta contro il popolo eletto, no? Sia o che non se ne può parlare, oppure bisogna per forza aderire alla versione del vincitore. Fondamentale in questo, naturalmente, e poi, attenzione, e poi con 45, io sostengo paradossalmente che si è realizzato con 3 anni d'anticipo, no? Si è cominciato a realizzare con 3 anni d'anticipo il regime previsto da Orwell nel 1984. Voi sapete che nel 1984 questo titolo deriva dall'inversione delle ultime due cifre, no? Perché appunto il libro era del 1948, quindi ecco, invece già subito, già dal 45, molti di queste caratteristiche. Allora, la prima caratteristica è la neolingua, è il political economy, cioè è stato proprio instillato, no, nel profondo, con un lavorio inesauribile, no, a cui hanno concorso enormemente dei mezzi che l'umanità non aveva mai conosciuto e che invece erano a disposizione delle classi dominanti, no? Sì. Ovvero innanzitutto la televisione e il cinema, no? Quindi con un lavorio indefesso, quotidiano, che va dalla gioventù alla vecchiaia, dall'alba al tramonto e anche negli incubi notturni, no? Noi siamo stati obbligati, siamo stati proprio colonizzati in tutto, no? Colonizzati dal punto di vista mercantile, colonizzati dal punto di vista militare, si pensi all'Italia serva, no? Con la G maiuscolo, che ha più di 100 tra basi e installazioni militari sul suo territorio dell'Anglo-Giù dell'America, della NATO, no? E culturale. Quindi noi, no, allora, politica record significa, no, che tu tante cose le devi concepire e esprimere anche nel senso opposto a quella cui hanno, no? Per cui è proprio quello, il politically correct è anche proprio la neolingua, no? Per cui la pace in realtà significa guerra, la guerra significa pace, no? Però noi dobbiamo essere politically correct, quindi tu puoi dire negro, no? Puoi dire nero, magari però gli dai 30 bastonate, cioè
non importa, quello che importa è quello che importa è che tutto sia trasvalutato a livello di linguaggio. Quindi il linguaggio è fondamentale. Il linguaggio è fondamentale perché implica poi che un popolo, se è lavorato così per decine e decine di anni, diventa proprio ipocrita, ipocrita nel profondo, perché sì, noi sì. sappiamo no, che non possiamo dire certe cose, ma perché lo sappiamo? Sappiamo che molte di quelle cose sono verissime, no? Perciò noi accettiamo implicitamente per appunto stare in società, no? Per aderire ai canoni televisivi, accettiamo qualcosa che al nostro interno ci ripugna. Quindi in realtà no, questa ipocrisia significa anche pochissimo rispetto nei propri confronti. Allora, a questo mondo di menzogna c'è un solo modo per rispondere e per cercare di risollevarsi: la verità, ricerca intrepida della verità. Quindi a piccoli passi arrivare, diciamo, su alcuni argomenti, dopo tutto questo affastellamento delle montagne, no? Cercare di arrivare a qualcosa che sia più verosimile, che sia anzi il più vicino possibile alla verità. È una ricerca, no? Allora, centro di tutto questo, poiché appunto è naturalmente il popolo eletto, no? L'unico che il fanta popolo eletto, l'unico che valga, no? Gli altri sono tutti bestiame, no? Come diceva appunto quel caro pretaccio lì, giudaico appena deceduto, no? Si è partita, no? Evadia, no? Cioè, lui riprendendo d'altra parte dei passi, no? Che sono così, già nel Talmud, ma già nel loro lito libro di base, no? Cioè la Bibbia, cioè, diciamo, per loro questo, cioè, i non ebrei sono asini in forma umana, per cui tra l'altro se possibile magari ci si può anche, no, predare un po' di organi se servono, no? Perché dalla forma... Gli estremisti ebrei la pensano così, infatti. Sì, ma quindi sono molto simili dal punto di vista formale, no? Dal punto di vista morfologico, però non c'è paragone, c'è un'anima appunto col solito razzismo specista, schifoso, che si trova principalmente in quel monoteismo semitico tripartito, sono alla loro anima, alla loro essenza, da cani o da asini o da maiali, no? Queste sono le tre belle, no? I tre bei riferimenti di questa pretaglia infame. Quindi, i riferimenti, diciamo così, come insulto, no? Della pretaglia infame, tripartita. Quindi, diciamo, chiaramente, no? Cioè, quello che le disgrazie che possono accadere, so che sono accadute, per esempio, alle centinaia di migliaia di poveri cristi tedeschi, no? Appositamente bruciati col gas GAS, no? Il fosforo, no? E per tre giorni di seguito, no? Quei criminali che poi sono morti a casa loro, ben inteso, sono stati sempre applauditi, no? Sono morti con tutte le loro medaglie, no? I vari comandanti di quei bombardieri, no? Sia contro le città tedesche, tutte rase al suolo per motivi di terrorismo di Stato contro i civili, sia contro le due città giapponesi. No? Mai era avvenuto nell'umanità, no? che si sganciassero bombe atomiche, cioè che impestassero radioattivamente madre terra, gli animali e l'uomo, mai. Invece naturalmente hanno incominciato chi? I rappresentanti del bene, perfettibile, no? Cioè questi mostri qui, l'Anglo Giù d'America, ecco. Però appunto quello che è accaduto a dei giapponesi, a dei tedeschi, no? Quello che è accaduto ai tedeschi dopo la fine della seconda guerra mondiale, no? Per 5 anni di seguito, no? Un vero e proprio olocausto, genocidio, almeno 3 milioni di tedeschi sono stati fatti fuori, lo dice, per la loro vendetta talmudica, no? Ecco, quello non ha importanza, perché appunto cioè, lo dice lo storico canadese James Buchanan alle... certo, ma mica solo lui. Comunque ci saranno anche dei links di riferimento, come avevo anticipato, proprio anche a questo riguardo. Però questo è fatto, no? Quindi, allora, noi abbiamo dovuto considerare follemente il 27, non so, tra pochi giorni, no? Ci sarà, anche qua lo vedo, il comune, per esempio, anche qua, no? Nelle scuole, no? Tutti ci stanno organizzando alla giornata della memoria, no? Mai nessuno, cavoli, che ricordi quello che è successo dal 32 al 33, nell'arco di 9 mesi,
tre stagioni, una cosa che l'umanità non ha mai subito, cioè il più grande olocausto mai avvenuto, no? Contro i contadini, naturalmente anonimi, la stragrande maggioranza di poveri cristi anonimi, contadini dell'Ucraina e del Cuba, no? Un massacro apposito, fatti che repare di fame anche prima, uccisi a migliaia, decine di migliaia con l'arma bianca. No, quello niente, chi se ne frega? Sono slavi, cioè nati schiavi. Quindi questo è il fatto. È un'ingiustizia totale, insopportabile. Bisogna dire basta. No, e quindi, ripeto, la base veramente c'è il razzismo, no? Perché se tu tocchi un pelo dell'essere eletto, no, da sto mostro, il Fantagliavè, allora sei un criminale della storia, no? Invece, naturalmente, se fai fuori, se sei un assassino seriale degli altri, sì, non è importanza. Quindi, vediamo una volta per tutte, appunto, cerchiamo di contrastare il politically correct, no? Cioè queste versioni obbligatorie, no? Che sempre sono comunque basate sulla manipolazione del vero e sul falso, vediamo di affrontare in termini razionali, cosa che può fare chiunque, attenzione, no? Io vorrei solo, da questo punto di vista, lanciare un esempio, no? Poi che ognuno prosegua con le proprie facoltà razionali e con la propria volontà di ricerca, se ce l'ha, della verità. Ecco, volevamo no? Cercare di affrontare questo, in modo razionale, questa faccenda della razza. Allora, le razze esistono o non esistono? Le razze umane? Certo, ma esistono in come? Bene, andiamo prima a vedere, no? A vedere che cosa dice Wikipedia Kippa, io la chiamo, no? Perché su tutti, naturalmente, Wikipedia, questa è bellissima come idea, no? Questa enciclopedia online, diciamo, di conoscibile umano, che sarebbe fatta dagli stessi interessati, no? E sì. Poi controllata affinché sia sempre migliore. Il problema è che questo controllo su tutti gli argomenti politically correct, gli argomenti spinosi, soprattutto quelli legati appunto alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche dal punto di vista culturale, ben inteso come questo qua della razza, sono tutti quanti super controllati, no? Cioè tu scrivi una cosa, poi te la cancellano, no? E il custode della versione corretta mette. Quindi è interessante vedere cosa dice questo argomento di Wikipedia. Bene, eccolo qua. Chiunque può andare a trovarlo, no? Su Wikipedia, appunto. Io ho preso quello italiano, che se in effetti la più interessante, anche sì, sì, facciamo appunto, anche perché il tempo è quello che è, quindi dobbiamo riassumere un po', certamente. Quello in inglese. Allora, dice, il termine razza di uso zootecnico, no? E non zoologico, quindi già subito, no, ti deve dire che è una cosa che non va assolutamente bene, no? Diciamo, cioè lo puoi usare quando appunto si tratta di fare quella roba schifosa che fa il tiranno antropo, cioè di allevare, no? Allevare questi poveri animali in sua balia, no? In realtà diciamo è una cosa che non c'entra con la zoologia, no? Se riferito ai identifica un gruppo animale creato artificialmente, no? Quindi, già subito dice artificialmente, niente di naturale, no? Appartenente agli animali domesticati dall'uomo, questo gran potente. Il gruppo è di afferenza a una medesima specie, ma è caratterizzato per la presenza di caratteristiche ereditarie comuni che, in modo più o meno marcato, lo identificano come un sottosistema, un sottoinsieme differenziato da eventuali gruppi specifici, eccetera. Andiamo a vedere, allora, cosa succede, no? Che loro devono giustificare il perché, no? Questo che appunto è stato appena detto, cioè vale a dire che all'interno di una stessa specie poi in modo più o meno marcato, no? Si rivelino dei sottoinsiemi, no? Cioè differenziati, no? È per dire, per giustificare che questo non è assolutamente attribuibile alla specie umana, dicono la seguente cosa. Il termine razza può essere utilizzato in varie discipline contemporanee, spesso per traduzione da scritti da altre lingue, no? Basandosi su testi storici, no? Sì, perché
poverini, questi storici non sapevano la verità, che invece è questa. Quindi presto possiamo annoverare sociologia e antropologia, e in termine, dicono loro, intende popolazioni, etnie, con cui le medesime scuole antropologiche dividono variamente la popolazione umana. Ecco. Allora, perché non dovrebbe essere valido per gli uomini il termine razza? Lo spiega ancora meglio la voce dedicata a etnia. Allora, dice, la differenza principale, no, tra il concetto di etnia e quello di razza è che l'etnia si basa sulla storia comune di una determinata popolazione. Cosa non capisce che non potrebbe essere razza, ma poi ci accorgeremo infatti che questo termine, lo traslato, cioè questo è preferibile, no, è politica ancora, etnia, ma riporta implacabilmente sempre poi invece al significato di razza. Resa più forte dall'avere la stessa religione, una stessa lingua e cultura, mentre le catalogazioni razziali sostengono di basarsi su comuni tratti fisici e genetici, no? Come se non esistessero, poi vedremo se esistono. In realtà classificare la religione in razza è un po' più utile, no? Ecco perché. Perché non vi è distinzione genetica, poiché tutti i geni sono presenti in quasi tutte le popolazioni. Quindi già questo quasi significa che non sono presenti in tutte le popolazioni. Poi, anche se in proporzioni diverse, appunto, esattamente, come se questa differenza di proporzioni non portasse a dei risultati, invece riporta e come? Aggiungono, nessun gene singolo è dunque sufficiente per distinguere delle razze umane. E chi l'ha mai sostenuto questo? Che un gene singolo, non so, distingue i boscimani dagli ottentotti? Nessuno lo sostiene. Non vi è una, poi, gli studiosi ne hanno individuati infatti un numero che varia da 3 a 60, senza alcuna certezza, quindi oltretutto no, non c'è manco certezza, no? E allora di cosa siete certi? Che non ci siano le razze, no? La grande variabilità genetica all'interno della popolazione di uno stesso stato testimonia la grande attività migratoria di individui e popolazioni della storia umana. Sì, sì, però non è così come loro pretenderebbero, perché loro parlano come se i loro progetti mondialisti, cioè di distruzione di ogni identità etnico-razziale, si fossero già conclusi con successo, no? Mentre non è ancora così, perché il substrato biologico è molto difficile eliminarlo. È vero, lo sanno benissimo gli ebrei, che infatti poi lo diremo, no? Vanno avanti a tutto spiano con le loro ricerche genetiche per trovare la loro unità, no? Quindi, è molto difficile, non è così semplice, anche con un po' di mescolamenti, non vanno via alcune caratteristiche che sono formate in millenni e millenni. Tant'è vero appunto che troverete, no, fra i links che poi ci saranno su YouTube, troverete un articolo molto interessante di Fabio Calabrese, proprio relativo, figurati, alla popolazione italiana, no? Che è ovvio che la prima cosa che tu pensi, che vedi anche dell'Italia, non è certamente molto, molto semplice, no? Dire che la razza italiana sia ultima, di certo, e tuttavia alcune caratteristiche ben impresse già dai tempi dei Romani ci sono ancora, e sono persino dominanti. Ecco, comunque concludiamo questa cosa dicendo che, allora dice, per dire di questi mescolamenti, non esistono né ci furono mai, ma le balle di Fragiulio, no? Confini genetici netti, invece, cioè, confini c'erano, no? Sicuramente non erano nettissimi, come abbiamo visto, ma c'erano. Gli stereotipi, poi questo, no? Gli stereotipi più diffusi legati al colore della pelle o dei capelli, alla conformazione del viso, riflettono differenze superficiali non confermate, ma figurati, da analisi genetica. In che senso, soprattutto, da cosa verrebbero? Soltanto dall'esposizione a melanina? Sì, ma questo poi produce anche dei cambiamenti genetici, se no non nascerebbero poi i figli, no? Che continuano ad avere certe caratteristiche, no? Va bene, ma naturalmente no, invece non si può dire. Tali diversità sono molto recenti, sì, molto recenti, è dovuta all'adattamento alla natura. Va bene, allora cosa succede? Che 5 anni dopo la vittoria delle forze del vero male, no? Un'organizzazione appunto mondialista, no, massonico mondialista, l'UNESCO, cioè ONU, UNESCO, ecco, ha prodotto un documento ufficiale in materia.
intitolato La questione della razza, The Race Question, sottoscritto da rinomati scienziati internazionali, in cui si afferma che gruppi nazionali, religiosi, geografici e culturali non coincidono necessariamente, notate, no? Quindi un po' sì, però non necessariamente, con gruppi razziali. E i tratti culturali di tali gruppi non hanno un dimostrabile collegamento genetico con tratti razziali, dimostrabile, è tutto molto fluo, no? Poiché gravi errori di, ecco, e qui arriva al sodo, no? Poiché gravi errori di tale natura si compiono abitualmente quando si utilizza il termine razza nel linguaggio comune, sarebbe preferibile, no? Dicono gli esimi scienziati, no? Espungere, no? Perché è proprio perfetto questo da neolingua, no? Espungere, mi viene in mente, perché ricordatevi sempre, perché Orwell si ispirò per il 1984, niente affatto al terribile regime nazista, no, si ispirò a Stalin, e allora cioè, mi viene in mente così, no? Espungere, le foto, no, che facevano questi qua, gli giudeo-bolscevico-stalinisti, no? Che poi diventavano parte integrante dei libri loro di storia, no? per le giovani marmotte, no? Allora, sicuramente erano c'erano tutte le immagini dei tiranni al potere, no? Allora me ne ricordo una dove c'è Stalin che passeggia lungo il fiume, no? A Mosca, insieme con lo sbirro capo di quel periodo, no? Poi anche lui è nato sostituito da Beria, sì, no, questo è Jezzo, no? Era Jezzo, il cosiddetto il nano malefico, non era ancora più piccolo di Stalin, molto più piccolo di Stalin. Allora ci sono loro due che amabilmente passeggiano per lungo l'argine del fiume, no? Allora dopo che fu eliminato, no, dopo che fu eliminato questo mostro, dopo che fu eliminato e sostituito da un altro mostro, le foto improvvisamente, no, ritraggono Stalin che sta camminando da solo, no? Quindi, era la stessa cosa, no? Dice quindi, poiché gravi errori, cioè, sarebbe preferibile espungere totalmente il termine razza, no? Che è così di cattivo gusto, da discorsi che si riferiscono alla razza umana, utilizzando invece il termine gruppi etnici, no? Ma appunto, poi alla fine, no, di tutto questo discorso, si vede che gruppi etnici stanno in realtà per gruppi razziali, tant'è vero che, sentite questo, dunque, A parte la fantasticheria di Max Weber, no, che definisce etnici quei gruppi umani che condividevano la credenza soggettiva di una comune origine, cioè loro stavano insieme perché credevano di avere la stessa origine, no? Non perché magari l'avessero avuto, no, perché credevano, lì siamo alla pazzia, no? Comunque, allora, e poi c'è la capacità di autogovernarsi, no? Caratterizzerebbe il solo concetto di nazione, ok. Allora, negli USA, però, fate sentire, il concetto di gruppo etnico assunse presto una connotazione diversa. La tradizione degli studi statunitensi avviata da Robert Tetzer Parte, fondatore della scuola sociologica di Chicago, importantissima, definisce i gruppi etnici non solo sulla base di processi di rappresentazione della comunità alla Weber, no, ma in relazione ad atti oggettivi che le caratterizzano. Allora, due punti, razza, religione, origine nazionale. E mi viene in mente il libretto scritto da un comunista, diciamo, certamente non conformista rispetto a tutto questo genere di cose, non del soldato del Partito Comunista Italiano, ma Mario Cotiga, che infatti su questo, sulla razza. Lo stesso Engels, un anno prima di morire, no, a un suo corrispondente, diceva per noi, cioè per lui e per Marx, la razza è importantissima, ha lo stesso peso dell'economia, no? Quindi sapevano benissimo che importanza avesse, no? E naturalmente anche questo libretto, no? Fattori di razza e nazione, di Bordiga, fu visto come una cosa, appunto, una cosa razzista, no? Perché parla razzista. È il contesto urbano in cui sono inseriti. Quindi, cose molto concrete, no? La prima cosa che citano è la razza. È così che antropologi e sociologi statunitensi finiscono per aggruppare sotto le categorie di gruppo etnico. Quindi, appunto, come dicevo, in realtà non è che una scappatoia politically correct, no? Che però riporta sempre a quella base. Allora, io adesso leggo
brevissimamente, diciamo, quello che è quel messaggio, da una nota dei tempi che le razze sono diverse, una parte di quel messaggio, appunto, è solo che per uniformarci ci bombardano di minchiate pseudoscientifiche, no, che hanno nulla a che vedere con la realtà storica e scientifica, appunto, non cattolico tradizionale. Allora questo copertino, collaboratore di SDS, no? Cattolico tradizionalista, perché naturalmente i cattolici, no? Così come del resto i musulmani, no? Cioè sono molto contrari all'evoluzione, no? E a questo delle razze. I cattolici perché odiano Hitler, no? Odiano Hitler anche dal socialismo, perché loro sanno benissimo che se avesse detto la guerra, no? Avrebbero proceduto in termini progressivi e in modo intelligente comunque a una riappropriazione delle nostre vere radici spirituali, che sono pagane, non certamente rifacentisi a quel trio malefico, no, del monoteismo semitico. Ma comunque sia, lo odiano, no? Allora per questo lo odiano, perché sanno che alla fine le avrebbe già aveva fatto dichiarazioni molto, molto pesanti sul cristianesimo, no? E quindi allora lo odiano, e odiano perciò tutto quello che appartiene ai diabolici nazisti, no? E poi anche odiano molto naturalmente l'evoluzionismo, e siccome noi, no? Noi che siamo stati creati a immagine e somiglianza, gli unici esseri, no? Dal mostro Yahweh siamo gli unici, e potremmo venire fuori magari così come da delle scimmie, non si amano. Allora, comunque, questo lui mi aveva detto che aveva concluso dicendo: sono nazisti e sionisti, grazie, credono per le ovvie, virgolette, le aberranti ragioni, all'esistenza delle virgolette razze. Io gli rispondevo così: tutto sta ad intendersi il significato di questo termine così politically incorrect. Differenti razze umane esistono, anche se le diversità in relazione al patrimonio genetico sono in effetti infinitesime, non nulle. La difficoltà di definirle deriva dal fatto che esse sono sottoposte a molte concause di trasformazione, mutazioni di più o meno numerosi geni, diversa fecondità e sopravvivenza degli individui, migrazioni, e quindi il crocito una con l'altra. Inoltre, i gruppi umani, oltre che condizionati variamente da fattori geografici, si formano e si stabilizzano anche in correlazione a ragioni culturali, vedi l'endogamia, mentre d'altra parte le vicende storiche possono essere causa della loro distorsione. Vi sono evidenti caratteri morfologici e coloristici che le contraddistinguono. Poi il cavolo, non importanti, anzi importantissime. C'è proprio recentemente, credo che sarà anche nell'insert che potete trovare, no? Ci sono degli studi scientifici che dimostrano quello che hanno sempre detto i terribili razzisti, ovvero che la prima forma di riconoscimento, diciamo, di sentirsi attratti o respinti dall'altro, è proprio la sua forma morfologica, come del resto è logico, no? Per cui, per esempio, un bianco, no, vedendo un nero, diciamo, se ancora sano, la prima cosa, piuttosto che dire: oh, che bello, che meraviglia, ti abbraccio, lo considera, no? Diciamo, lo deve conoscere. Poi, una volta conosciuto, no, ma il primo istinto sano è, quando si di fronte a qualcosa di diverso, di fermarsi un secondo, anche di proteggersi eventualmente, no, e poi di vedere tutto il resto. Questo è stato proprio stradimostrato. Quindi contano come questi fattori: pigmentazione della pelle, colore dell'iride, colori e forma dei capelli, pelosità, forma corporea generale, forme articolari del capo, della faccia, delle labbra, della rima palpebrale, del seno, adiposità differenziale anche con riferimento al più o meno spiccato dimorfismo sessuale. Come è noto, scrivevo qua tre, secondo Cavalli Sforza, quattro, no? Sono i maggiori gruppi razziali del mondo umano: gli europoidi, i mongoloidi, gli negroidi, e poi si possono anche aggiungere gli australoidi, no? Cioè le popolazioni, diciamo, insediatesi in Australia, nelle isole. Gli aborigeni, no? Sì, gli aborigeni, ben inteso, sì. Comunque,
Dunque, le tre fondamentali sono europoidi, mongoloidi e negroidi. Esatto. In riferimento al colore della pelle, leucodermi, i primi xantodermi, i secondi melanodermi, gli ultimi. Moltissime altre sono le differenziazioni, anche a volte all'interno di ciascun gruppo, relative al colore dell'iride dei capelli, lissotrochi, cimotrichi, ulotrichi, alla forma dell'occhio, o meglio, dell'apertura palpebrale, alla statura e alle proporzioni corporee, a caratteri antropometrici riguardanti il capo, la faccia, il naso, la bocca e la mandibola, oltre ad altri meno facilmente descrivibili o transitori, caratteri sessuali primari e secondari, morfologie comparate della mano, del piede, degli apparati viscerali. Quanto poi, concludere, al fatto che l'origine delle varie razze, naturalmente gli osservatori tradizionali, cioè se ne avessero una sola di origine, no? Perché l'India Ve, no? ha fatto il suo pastrocchio con un po' di terra, no? Per tirar fuori l'uomo e poi dalla sua costola la donna, e non può, sai che può continuare a fare queste operazioni di ingegneria genetica dappertutto, no? Quindi loro sono monogenisti, no? E dicevano naturalmente che il monogenismo è l'unica teoria. Invece io gli rispondevo, quanto poi il fatto che l'origine delle razze sia unica, monogenismo multiplo, poligenismo, tra l'altro sembrerebbe ultimamente semmai confermarsi questa seconda versione, proprio dalle acquisizioni che sono sempre progressive, no? Della scienza, non c'è una verità assoluta. Come dicevo all'inizio, si tratta di approssimarsi a ciò che è più verosimile, no? In modo con la testa libera e senza falsa coscienza. Chi sostiene che l'una teoria abbia dimostrato che l'altra è falsa si sbaglia. Sono due scuole di pensiero, ognuna può vantare elementi in suo favore, ma non decisivi. Anche qui, le vicende nefaste del secondo macello mondiale hanno reso argomento tabù qualcosa che non comporta affatto necessariamente nessun razzismo. La varietà antropologica è semmai innanzitutto una meravigliosa ricchezza. D'altronde, certo, oggi i peggiori operativi sono proprio i negatori, virgolette, democratici e mondialisti di ogni differenza e specificità, nel melting pot tirannico, obbligatorio, nell'agglutinazione universale. Tutti i sudditi devono omologarsi e divenire puri ricettacoli dello spettacolo, ma non gli utenti, nullità indifferenziate e concorsi, tutti consumatori, eh? Tutti, salvo naturalmente alcuni, esatto, che lo se nell'apocalisse l'identità propria se la tengono stretta. E vi rimando proprio un link, uno degli ultimi che troverete, in cui questa è poi tra una delle tante organizzazioni che ci sono online, no? Ebraiche, in cui i genetisti loro, se tu gli mandi ben inteso congrua somma di Shekel, no? Ti fanno, e un po' del tuo sangue, ti fanno tutte le analisi per dirti se tu per esempio sai che non so, c'è un tuo parente che era schienazita, eccetera, e loro ti rintracciano tutto. Cioè, capito? Loro sono interessatissimi, no? Dal punto di vista del sangue, esatto, quindi della razza, alla loro propria vera o fantasiosa identità, no? Ma quindi, tutti eccetto che loro, che nel caos e nell'apocalisse, no? L'identità propria se la tengono molto stretta. Poi, concludendo questo discorso, rispondendo a un altro amico, no, un marxista critico, no? Anche lui mi rimproverava di questa mia tendenza a occuparmi di argomenti sgradevoli, no? E, dandomi del völkisch, no? Allora gli dicevo, cioè, capite, sempre, poi sempre lì si torna, no? Sì. La rivoluzione. È vero. Del nazismo e poi il terribile nazismo. La lingua batte, due denti duole. Esatto. In riferimento all'uso, io gli rispondevo così, in riferimento all'uso spregiativo del vocabolo völkisch, tu scrivi con una certa piega della bocca volta a disgusto, ma qui non c'è traccia di scienza, è molta politica, il voler parificare scienza e politica nell'ottica del diritto naturale. Ah, orribile, non si capisce perché è orribile. Cioè, è quell'ideato, no? Compreso, ideato dalla più grande civiltà di tutti i tempi, quella dei nostri amati padri romani, gli Augusti romani, no? Il naturalismo. Lo vedi? Il diritto che si fonda sulla natura, no, invece no, il diritto naturale è orribile, o fetish, no? Ecco. Allora, io gli rispondevo così,
in riferimento all'uso espressivo del Carlo Fölkisch, no? La prima cosa che mi viene da pensare è come appaia politically correct e magnifica. Mm-hmm. Avanti il gran partito ai militanti, qualunque orgogliosa rivendicazione identitaria, no? Dei montanari della Val di Susa. Ah, non ce n'è per nessuno. Toccatemi la bagnata. E per inteso quella lì speciale, entro un perimetro chilometrabile, doc, lungo la Dora Riparia, o il salamino dei pressi di Bardonecchia e Vicenischia, e fanta corriamo a dissotterrare il mitra e la bomba a mano. Sentirete gli ululati, infami prevaricatori, maledetti nazisti di McDonald's. Che mi volete strappare l'anima, la digestione, lo standard. Se invece fosse una comunità, virgolette, no? Tirolese o bavarese, già anche solo del Trentino Alto Adige, i cori si sgoscerebbero veloci, i grugni tornerebbero in un battibaleno alla tua. Il doppio pesismo non è una variante del pensiero e della sua lingua abituale. Ecco, questa era la prima cosa delle due che volevo leggere. Allora, il discorso è questo: tutto sto lavorino che è stato fatto, no, ai fianchi e dentro il cervello delle popolazioni europee, e in particolare, per esempio, possiamo dire persino in particolare noi, e proprio noi e i tedeschi, no? Perché noi appunto siamo a questi livelli miserabili, no? Cioè, noi abbiamo mangiato fin da bambini, no? Tutto Hollywood, kosher Hollywood, no? Siamo stati obbligati, anche naturalmente quelli che erano critici nei confronti del potere, a trovare per forza di cose, no? Riferimenti che servissero alla lotta, sempre in quell'area lì. C'è scuole di Francoforte, Anna Arendt, tutta questa giudaglieria, cioè, e naturalmente, no, perché loro erano i rappresentanti del bene assoluto, no? Come se appunto i popoli europei non avessero espresso, al di là di sta roba, no, l'angolo giù d'America, non avessero espresso, che ne so, i loro scienziati, i loro musicisti, no, i loro direttori d'orchestra stupendi, no, tipo Furtwängler o Care, il nazista Care. Cioè, no, assolutamente, no? Assolutamente, non se ne può parlare. Ma anche i loro scienziati, cioè, voglio dire, per esempio, c'è, ho messo tra i link, troverete anche uno scritto eccezionale di Günther, no? Un famoso antropologo tedesco, che naturalmente, lui era fedele, come è stato Cara, per esempio, per il governo, no? Fedele alla Germania, quindi naturalmente ai suoi governanti, no? Fino alla fine, però era un grandissimo scienziato, no? Cioè, ecco, quindi ha fatto le sue ricerche sulle razze, ricerche molto eque, molto interessanti, no? Di cui invece non si può parlare. Ma così vale per tutto, no? Noi siamo obbligati a pensare che se tu vuoi, diciamo, criticare il potere vero, no? Che ci soffoca, no? Che ci impedisce di vivere, dobbiamo ricorrere alla pozione giudaica, no? Alla pozione, diciamo, risolvi tutto giudaica. Una roba assurda, incredibile, no? Però noi siamo stati lavorati in questo modo. Che cosa ha prodotto questo lavorio indefesso, no? Dell'angolo d'America a livello culturale? Sì. Ha prodotto questo, e qui, due secondi, cioè l'altra cosa che volevo riportare è uno scritto che ho intitolato Resistenza, paradossalmente, perché questa è la vera resistenza, non quella pretesa, tanto più poi in Italia, no? Una cosa vomitesa, un popolo che era compatto fascista, che è diventato antifascista per opportunismo dopo pochi giorni, no? Sono andati in montagna, sì, a parte che e poi sono andati in montagna magari per rupacchiare, per non appunto impegnarsi. Sappiamo, Gio. Per non impegnarsi nella difesa del proprio territorio dagli occupanti americani, no? No, quello no, non si può dire, no? Quindi, voglio dire, quello della resistenza è una delle cose più, dei partigiani, è una delle cose più luride della nostra storia recente. Certamente, detto da te, poi assume un valore molto forte questa frase, perché tu sei al di sopra di ogni sospetto, quindi... Allora invece io, appunto, certamente, io sono nato anarchico, lo sono sempre più, a mio modo, ma morirò tale, cioè non ho da riverire nessun potere. Io guarda, viva la coerenza, viva la libertà.
certamente. Cioè, di vedere le, di vedere lo puoi dire finalmente, Gio. Se un popolo come quello italiano, ma se no, come mai saremmo così maritori? Infatti, come mai? Infatti. Cioè, si diventa ciò che si è. Esattamente, è bravo, si diventa ciò che si è. È nata su Piazzale Loreto, è nato su un popolo che accetta di fare quello che hanno fatto a Mussolini. È un popolo che si merita quello che ha ora. Questo è il fatto. E purtroppo, certo, con tutte le eccezioni. Nonostante questo passato. Concludiamo dicendo questo. Ecco, dicevo, 65 anni, 60 anni fa, no, anche di più, 60 anni fa, c'era ancora un tipo umano per il quale, io qui parlo in genere, diciamo, dell'Europa, no? Ma sì, soprattutto magari della nostra patria. Sì. C'era ancora un tipo umano per il quale valeva nei fatti, nella sua propria vita individuale, il mio onore e la mia fedeltà. Certo. Ma è avvenuta un'autentica catastrofe antropologica. Esatto. Dobbiamo capirlo sino in fondo, sino a tutte le sue conseguenze. Con l'Anglo Sud America ha vinto il modello che poi si è imposto e oggi impera universalmente. L'omuncolo egoista, avaro, opportunista, calcolatore, approfittatore, consumatore, distruttore, demente, sozzone, ballista, lamentoso, vigliacco, microbiotico, scansa, fatico, passivo, guardone, traditore, spezzato e insieme esibizionista, no? Società dello spettacolo, oggi degli spettri, esibizionista e senza vergogna, tutti che vogliono andare in televisione, no? In qualche reality show, laido. Quando l'uomo è concepito e trattato come una cosa, no? Cioè proprio reificato, parificato a una macchina, a un miserabile ingranaggio, no? E il suo, virgolette, ideale di vita è quel che sappiamo, conforme ai canoni della videospettraglia, in maniera radicale, a 360 gradi, 24 ore al giorno, per decenni e decenni. Come si può immaginare che all'improvviso esprima, magari persino collettivamente, qualità e capacità opposte? Sperarlo è insensato. Ci si può solo cercare di sottrarre il più possibile, andando in un'altra direzione, come individui. Oggi l'unica autentica resistenza. In questo cammino non conforme si troveranno senz'altro compagni di strada. Si è talmente ben dentro la catastrofe che risulta persino difficile cogliere la profondità, comportamenti e concetti che per millenni hanno caratterizzato in tutte le civiltà, così in Egitto, come in Persia, come in Grecia, come a Roma, come in India, come in Cina, il virtus ha la stessa radice. L'uomo tradizionale, normale, l'uomo tout court, oggi sono visti con sospetto. Infatti, no, veramente, perché tanto è vero, infatti, questa è anche una delle conseguenze del fatto che imperi, no, la lobby gay, no? Quindi chiaramente l'uomo virile, l'uomo maschio normale, no, visto come una cosa orribile, no, autoritaria. Purtroppo siamo arrivati pure a questo, siamo arrivati, Gio. Oggi sono visti con sospetto avere il senso, ma te ne rendi conto dove siamo arrivati? No, ma senti, avere il senso dell'onore, per esempio, essere equi, retti, onesti, sinceri, non lo sì. Ballisti schifosi, esatto, no, ma se tu sei così ti pigliano per stupido, è vero, sì, esatto, ma per autoritario, no, diretti autoritari, tenere nel conto che merita la vile pecunia, no? Non essere lì che spavi per avere uno shekel in più. Amare, e tu sei pronto a vendere tua madre per uno shekel in più. Amare il bello, no? Quel che esprime cosmo e armonia, non il brutto, non l'orrido, come invece tutto ci obbligherebbe a volere, no? Sì, sì, sì. Specialmente queste normative europee. Una volta, entrando a Milano, non so, mi ricordo più da quale autostrada, no? Tu a un certo punto, no, vedi uno zufolo, no, nero, messo di traverso, è un albergo, un hotel, no? Creato da un grande genio, no? Naturalmente ebreo, no? Strapagato, no? Di questi arti star, no? Di questi degli architetti star, no? Uno stronzo schifoso che però ha fatto pagatissimo una cosa che, quindi, immaginati il cazzo che lavoro hanno dovuto fare, perché lì dentro c'è gente che sale ai piani,
appunto, dove ci sono le stanze, eccetera. Allora, è obliquo. Cosa succede? È una roba, uno zufolo nero obliquo. Allora, cazzo, succede questo. Che tutti quelli che entrano da Milano, avanti e escono ed entrano da Milano, no? 24 ore al giorno, da quella parte, all'inizio, come l'ho fatto io, dico, ma che schifo, ma guarda sti bastardi, no? Come distruggono denaro pubblico. Poi piano piano ti abitui. E quello, poi tanto più che poi è stato fatto, tu lo sai, poi dai giornali, dai, no, dal cinema. Sappiamo, sappiamo. È stato fatto da un grande figo, pagando un sacco di soldi. Alla fine tu ti abitui a pensare che quelli sono i canoni del bello, cioè il brutto diventa il bello. Infatti, è quello che sta accadendo. È quello che è accaduto che sta accadendo. Esatto. Purtroppo è così. Ma anche nei film che fanno la cultura cinematografica, è uno schifo. Guarda un po' anche lì per dire, no? Ma naturalmente, cioè bello significa quel che esprime cosmo e armonia. No, esatto. Poi guardare verso l'alto, non verso il basso, tendere all'aria pura, non al lezzo di fogna, tutto ciò, quando sempre più di rado si manifesta, viene percepito e debitamente catalogato come autoritario, pericoloso, fascista. Purtroppo. E concludevo così: credere, obbedire, combattere. Quanto al credere, oggi come noto nessuno crede più a nulla, tutti sono squallidamente nichilisti e ridacchianti, no? Pensa al trionfo dei comici, no? Certo. Il ghigno del cadavere che cammina, no? L'obbedienza poi è dovuta solo alla laida panza, no? Cioè automatismi, no? A ogni reazione indotta con forma meccanica da automi. Infine si combatte, virgolette, al videopoker o alla PlayStation. Salvo chi è, virgolette, operatore professionista, e allora schiaccia qualche bottone, no? Magari da un ufficio del Maine, no? Buddha manda un drone a bombardare, drone che anche lì è sempre la stessa roba, no? Tutto società dell'ERSAS, no? Certo, certo, no? Certo. Così come si sostituiscono le parole, si sostituiscono persino le armi, no? Ecco, così è più comodo, no? Mandi un drone da una stanzetta del Maine, no? Giochi a PlayStation, mandi a bombardare un po' magari un matrimonio in Pakistan, o come è successo? E allora schiaccia qualche bottone di sganciamento bombe. Matrimoni e anche funerali. In genere. Sì, sì, certamente, no? Quell'umanità ingenua che faceva, cercava di fare suoi nella sua vita i tre morti qui sopra, era composta per lo più da individui ancora integri. Ecco, e ho concluso. Bene, Gio. Questo è il fatto, no? Cioè, sì. Noi siamo, che ci rendiamo conto in quale degenerazione ci troviamo, perché se non ce ne rendiamo conto, no? Ridacchiando così, sprechiamo il resto che ci rimane da vivere della nostra vita, non combiniamo niente. Esattamente. E loro vanno avanti nei loro progetti. Che per adesso sono, non è che sono abbozzati, sono già cominciati, la loro realizzazione è già cominciata, ma siamo ancora lontani, proprio per quella resistenza delle forze della polla, no? Anche, no? Della polla vitale, genetica, biologica, che c'è ancora. Loro non sono riusciti a fare, non sono ancora riusciti a costruirsi l'uomo come lo vogliono loro. Infatti, ma andando avanti così, se noi non ci ridobbiamo, ci arriveranno. Sì, ci arriveranno, certo, certo, certamente. Sono d'accordo con te. Senti, Gio, un pensierino me lo devi togliere al tuo amico e simpaticone Diego Nero. Voglio fare un saluto, lo voglio fare a Diego Nero. Io lo voglio fare, guarda, mi alzo e dico: Diego Nero, noi siamo con te. Io sono con te perché quello che sta accadendo a Diedonè è una vergogna. Bisogna dire anche queste cose qua, perché accusare Diedonè di certe cose è un assurdo. Diedonè vuole, è uno in fuoco per la verità, è un uomo di spettacolo che fa molto divertire. Se uno va in rete a vedere certe cose, perché San Francisco si diverte parecchio. Insomma, quello che sta accadendo a Diedonè è un fatto significativo, molto serio, da non sottovalutare, pericolosissimo, perché di questa cosa qui ne ha subito anche lo scotto, per altri motivi, ma sempre inerente al Signore, un certo Miki Theodorakis, che gli hanno bloccato tutto di spettacolo, però per altri motivi. Ecco, prego, di Gio, dici pure. Voglio anche ricordare che mio amico Diedonè, che stimo molto, e per il suo coraggio e anche poi per la sua generosità, un'umanità grandiosa. Allora, Diedonè, prima ancora di me, andò in Libia immediatamente quando erano cominciati i primi bombardamenti, ah, insieme con
Ginette Scandarani, un'altra amica attivista per i diritti umani e anche ecologista bravissima francese in Parigi, loro andarono, proprio come questo sono andato subito anch'io, no? A vedere, constatare de visu che cosa stava succedendo, no? E a dare la loro solidarietà a Gheddafi e la Gemayria. Quindi anche questo non li perdonano. Dimenticatevi che c'è, in Francia c'è sì un rappresentante del male, proprio a parte Sarkozy quel lurido, ma è quel tale di cui parla spessissimo nei suoi spettacoli, e si può immaginare come. Sì. È Bernard Henri Lévy. Sì, Bernard Henri Lévy, sì. Sinagoga centrale Lévy, no? Questo lurido è all'origine, questo lurido giudeo sionista è all'origine sia del martirio della Jamahiriya, sia del martirio della Siria. Esatto. Amico intimo di tutta questa feccia di mostri, Allahu Akbar, tagliagole, no? Tagliagole e anche cannibali, sì. Non imperversano ancora adesso moltissimo, che cose terribili succedono ancora oggi in Libia e in Siria. Quindi vorrebbero poi naturalmente fare le stesse cose in Iran, quindi diciamo ecco, ma voglio dire, questa gente qua c'è anche proprio i rappresentanti intellettuali che portano avanti. Allora Diedonné è un grande anche per questo, perché lui nella patria della nazione che ha voluto più di tutte, se vi ricordate, no? L'assassinio della Jamahiriya, sì. l'omicidio di Gheddafi, sì. Lui ha detto la verità fin dall'inizio e combatte in ogni spettacolo suo, no? Questa gentaglia schifosa. E bene. Questa gentaglia gli ha salvato a morte. So che il mio amico Diedonné ha delle guardie del corpo possenti, che sono anche amici. Meno male. Diciamo di cui lui può fidarsi. È che meno con male. Questa gente qua, noi possiamo, da questa gente noi ci possiamo aspettare qualunque cosa. Sono assassini. Sì. È verissimo. E che le stelle siano con lui. Benissimo, caro Gio, grazie infine del tuo intervento. Mentre grazie, è tutto andato bene, quindi non ci sono incidenti. E allora adesso ascolta, chiudo, salutiamo gli amici, chiudo e dopo ti riparlo un attimo. Ecco, chiudiamo, ti ringrazio tutti gli amici, speriamo che questo servizio molti lo seguano, perché esatto, hai detto delle cose interessanti. Certo, allora ci sentiamo fra breve. Ciao Gio e a presto. Ciao.